Naturalmente la prima cosa che devo fare come consigliere è nominare un nome che non è stato ringraziato e che quindi va fatto, è Vito Milo, che è stato il conservatore delle opere che ci salva sistematicamente per una durata delle opere di Emilio Vedova, per, come dicono i restauratori, 200 anni, non 10 anni. A parte questo, volevo dire che come nasce la mostra? Nasce con un'idea di fare un'antologica, però che non sia un'antologica tradizionale, nel senso che arrivando a rivedere lo spazio dei Cagliatidi, un'antologica o una retrospettiva di qualsiasi artista è impossibile, nel senso che si fanno le stanzette da fiera, oppure se si vuole rispettare la sala dei Cagliatidi nella sua magniloquenza, nella sua spettacolarità, bisogna pensarla come un contenitore contemporaneo da utilizzare con un'installazione che sia inedita e potente. Quindi l'attitudine a trattare Emilio Vedova non è stata quella di un momento passato da rileggere, anche se poi lo rileggiamo in un'altra maniera, ma fa sì che la mostra sia un risultato come se Emilio l'avesse fatta. È un po' quello che sto cercando di fare in questo momento con altri personaggi tipo Cunellis, che ho cercato di dialogare o integrare a Venezia. Quindi il rispetto dell'artista come se fosse lì, naturalmente non è lì, però cercare di tirar fuori la sua condizione più di ribellione, più di rabbia, più di aggressione rispetto ad una piatta, silenziosa, antologica che di fatto annulla la condizione contemporanea dell'artista, anche se ha avuto una sua storia. Quindi la lettura che è avvenuta immediatamente con lo studio Albisi è stata, che di molto, è stata quella di intervenire sullo spazio in maniera diciamo attiva, come se fosse uno stage, come se fosse un palcoscenico in cui l'artista doveva muoversi o si muoveva. Da lì è partita quindi la lettura sempre antologica, però relegando l'antologica nella prima sala, che si chiama la sala del buffet, in cui c'è una cronologia molto piatta, molto informativa, che viene illustrata dai dipinti originali. Quindi, come dire, state leggendo la storia della vita di Emilio Vedova e le opere diventano delle illustrazioni del suo lavoro. Quindi un tentativo didattico informativo su tutto il suo percorso da quando è nato al 2006. Quindi un momento di tempo, di lettura, di avvicinarsi come fosse un libro, anche se esiste un libro abbastanza biblico come dimensioni, e far sì che lo spettatore si immerga in una vita complessa, quasi incontrollabile, perché la vita di un artista è incontrollabile, e abbia la possibilità di capire il suo percorso dal primo disegno, diciamo radicale, all'ultimo tondo che viene esposto. Quindi è come dire un diorama contemporaneo, però antologico. Da questo diorama si entra poi nella sala delle Cagliatidi e lì era un pugno nello stomaco a chi entra, nel senso che deve essere come se Emilio avesse diciamo occupato con la sua energia, con la sua cattiveria, con la sua dolcezza, con la sua gestualità lo spazio, e si è deciso di dividerlo tramite un'operazione molto semplice, che è la diagonale. Quindi niente cubo, diagonale è un elemento dinamico, quindi la diagonale divide lo spazio. A destra, quando uno entra agli anni 60, chiamiamo così, che è il momento più, diciamo, dirompente del lavoro di Emilio Vedova, e dall'altro lato, con una partita di ping pong, esistono i tondi e gli ultimi dipinti, i dipinti degli anni 80 e anche degli anni 90 e 97, per cui c'è un passaggio drammatico da un lato all'altro, e questo è
diciamo, l'idea emotiva. Per me la mostra non deve essere solo informativa, che è consumata in prima parte, ma anche un'immersione emotiva, fisica, cioè trovare uno spazio in cui disperdersi, disperdersi perché c'è una quantità di materiale enorme che non riesco a controllare, disperdersi perché il materiale mi fa sentire emozionato oppure è troppo forte a livello fisico. Cioè c'è sempre questa idea che non è una lettura spenta, triste, da diversi anni che ho eliminato le pareti bianche perché per me è limbo e cerco di portare dentro invece una fisicità. I muri hanno una consistenza lignea, sono molto fisici, come se Emilio avesse utilizzato, come se la Domostra utilizzasse i muri dello studio di vedova, che erano i mattoni, c'è un sistema di illuminazione. Quindi il tentativo è sempre dare queste due realtà: una realtà di immersione in cui uno è trascinato e non riesce a controllare la mostra. Per me è molto importante che uno esca e dice: ma ho visto tutto, oppure la prima parte mi piace più. Cioè, c'è una partecipazione. La seconda motivo naturalmente è di fare una mostra storica, perché un artista di questa importanza è fondamentale per la storia del moderno e del contemporaneo. Ma su questo ci avvaliamo invece del libro, che sono 600 pagine di informazione, che è un altro tipo di elemento che partecipa a dare importanza a quello che Emilio Vedova ha fatto. Insomma, questa è l'idea. L'esperienza è a voi, cioè nel senso che se riuscite a controllarla tutto, chapeau. Spero di no. Grazie a Germano. Allora.